Wow, che vegetazione! Sì! Dai che ci riusciamo a posizionare questo cavalletto. Oggi la pianta è grande, bisogna spostarla indietro e io sono carico di... Sono carico. Siamo carichi? Sì! Siamo carichi! Questo lo stacco perché energia ce n'è. Non è facile oggi. Guarda un po' che bella vegetazione, eh? Vabbè, adesso c'è il filo, dai. Adesso c'è il filo. Rimane tutto molto più rigido perché ho messo un po' di filo. Allora, ho filato quello che era necessario filare. Solo nella parte alta in questo momento e poi ci sono, voglio filare anche delle altre parti, delle altre zone molto vigorose come queste qua. Guarda che bella vegetazione cicciotta anche questa parte qui. Qui c'è ancora roba che avevo potato. Questo si è proprio girato verso il sole, vedi? Dovrebbe stare così. Questo dovrebbe stare così, così. E qui ho messo tutto il filo. Ciao ragazzi, un altro fenicio oggi. Io non vedo l'ora di lavorare fenici tutti i giorni, perché sono le mie piante preferite. Per motivi lavorativi devo fare tanti olivastri, ma le mie piante preferite è niente, questa qua è ginepro fenicio, questo qua, guarda senza filo. Guarda che bella senza filo, guarda, sono le mie piante preferite, no? Questa è ancora, guarda che vegetazione, questa è la sua naturale, cicciotta. Allora, voglio dire, voglio togliermi, innanzitutto saluto tutti, Giovanni, Robby Buio, Mirko, ciao Orazio mio collaboratore, grandissimo, bravissimo. Tu fai le cose, ma non si vede. Sei come i migliori camerieri, no? Che ti sfilano i piatti, ti riempiono il bicchiere, ti servono e tu non ti accorgi. Tu parli con i tuoi commensali tranquillamente, ma non ti accorgi che tutto ciò stia avvenendo. E questo è ciò che fa Orazio. Sono felicissimo di Orazio. Così l'ho scelto per... gli avevo chiesto perché mi era così, a pelle mi era sembrata una bella persona. Fa un sacco di lavoro, accetta i post, accetta le amicizie, però cioè, non, sembra che questo gruppo non sia alla fine gestito da nessuno. Questa è la cosa bella. È la cosa bella di questo gruppo, che si chiama BioBonsai, è che non ci sono regole scritte. Non farò mai regolamento. Ok? Oggi sono stato costretto a fare una cosa che a me non piace fare. È stata quella di... Lo dico col sorriso, perché su 2200... una melina che va male c'è nella cassetta, è così, nel cesto. E quindi sono stato costretto ad espellere una persona, ma non tanto per la persona, io voglio bene a tutti, però in 2 settimane di presenza erano 10-15 interventi al giorno fuori luogo. E io cancellavo e non si rendeva conto, cioè non ti rendi conto che ti stanno cancellando gli interventi tutti i giorni, continuamente.
vabbè. Quindi oggi mi ha scritto in privato e mi ha chiesto: ma dove sta scritto che io non potessi fare questi interventi? Appunto, non sta scritto da nessuna parte. Io non sono il genitore di nessuno qua dentro. Non ho né doveri né diritti di educare nessuno. L'unica cosa che io chiedo è buon senso, educazione. È buon senso tenere all'amicizia, tenere agli altri membri come se fossero amici da tanto tempo, amici preziosi, tutti. È un gruppo di 2200 e per me siete tutti amici preziosi da rispettare, sia che abbiate, vediamo, cioè ne ho piantine scarse, aspetta un poco poco, perché così funziona, no? Funziona così, guarda, facciamo così, guarda, guarda la schifezza, questa è una schifezza, ecco. Quindi, che abbiate queste robe, questa, ok? Questa è una talea di ficus, fatta da me. Che abbiate queste cose qui, o che abbiate queste cose qui, o queste cose qui, o queste. A me non fa nessuna differenza. Tutte piante, tutte, sono tutte piante. Non esistono piante di serie A, piante di serie B, non esistono utenti di serie A e utenti di serie B. Esistono persone con la stessa passione. Ok? Passione per il verde, per la clorofilla. Passione per la clorofilla. Qualsiasi, anche fosse uno shiitake di prezzemolo. A me non interessa. Fateli, fate i shiitake di prezzemolo. Se può essere interessante. Dove sta il problema? Ok? Ok? Quindi non tollero nel mio gruppo, quindi a casa mia, non tollero prese per il fondelli da parte di nessuno nei confronti di alcuno. Col sorriso, mi fa ridere perché non siamo bambini. Non siamo bambini. E quindi funziona così. Aperta e chiusa parentesi, gruppo fantastico, persone fantastiche. Quando ce n'è uno su 2000 va benissimo, è una media spettacolare, spettacolare, vuol dire che il gruppo funziona bene. E niente, tiriamo via perché se mi chiedi dove sta scritto che non puoi scrivere parolacce, te lo dico io dove sta scritto, qui. Qui sta scritto nel proprio cuore. Se nel tuo cuore sta scritto che non devi scrivere parolacce, sei ben accetto. Fai parte del gruppo, ok? Così funziona. Io non voglio cambiare te. Se tu sei inadeguato, vai fuori. Semplice, non è un ambiente per te. È così. Ok? Allora, grande Orazio, grandi ragazzi, oggi bellissimi post, il post di Tonino, molto interessante, il post sui fichi, sulla persona che ha ottenuto radici sui fichi, dove sta il problema? Sono bellissimi, anch'io ne ho, a me piacciono tanto, mi piacciono tantissimo, vabbè adesso. Ce l'ho, quello che ho tolto l'altro giorno, ho fatto un pacco di radici ed ero felicissimo, eppure è solo un fico. Ah, non mi interessa, clorofilla. Spariamo in vena tra un po' la clorofilla. Quindi ciao a tutti, Roberto, Walter, Orazio ci segue dopo, Giovanni, Vincenzo, buonasera, Assunta, ciao Paolo Preterossi. Ciao Simonetta, Carmelo,
Ehi là, Carmelo, tu. Grande Carmelo, Tonino, Oriana. Saluti dalla Russia. Finalmente Paolo Peterrossi è in Russia, ci segue dalla Russia. Figo. Fighissimo. Ciao Valerio, Salvatore. Beh, siamo già un bel po', eh? Andrea, Francesco, Francesco dalla Germania, no? Aldo Porzio, Marco Fazzone. Bene, Marco, il tuo pacco l'ha ritirato il corriere e non me ne sono neanche accorto, perché anche lui lavora come Orazio. Io metto i pacchi, spariscono e non sento rumori, non sento nulla, il corriere ha ritirato. Ho dei collaboratori, devo dire, unici, fantastici. Quindi va benissimo. Luigi, Assunta. Grazie Assunta, sono quasi emozionato. Federico, dai. Persona umile. Grazie Antonio. Antonio Margarita, Giovanni De Cicco. Wow, dai. Educazione, dai, sì, un po' di educazione, un po' così, tanto ho dato tempo 2 settimane, l'ho visto dal primo intervento che non andava bene, dal primo intervento, per 2 settimane ha avuto pazienza lì a cancellarli e basta, perché io cancello gli interventi ma non sto a dirti, a riprenderti, guarda che tu, se io ti cancello l'intervento devi capire, devi almeno arrivarci, se non ci arrivi non fai parte di questo gruppo qua. Deppi deni gonka, si dice in sardo. E in giapponese si dice atama, atama. È il mio soprannome Ashuka, atama. Tonino. Una bella risata, dai. Massimo Rigo, siamo quasi pronti con l'e-commerce. E ci sono le ultime cose, anche io sono molto pretenzioso, anche oggi c'erano praticamente le voci, no? Tipo ad esempio Bardula, e per entrare devi cliccare sulla scritta Bardula, però sembrava più un testo, sembra più un testo e io voglio invece che sembri un bottone, uno ci deve cliccare sopra e deve essere intuitivo, no? Che ci clicchi sopra, il tuo fico è radicato come il mio, minchia. Carlo Bregant. Carlo Bregant, che tempo fa? Se non ci arrivano proprio non è tu. Lo vediamo quel fico, perché io non l'ho messo in vaso. Dai, vediamo questo, poi parliamo della pianta. Oggi sono molto contento. Sono molto contento oggi. Allora, vi ricordate il fico? Segnato dal filo. Eccolo qua, è per terra. Io non l'ho messo ancora in vaso. Guarda, radici. Questa andava così. Guarda, eh sì, è miracolosa, eh. Guarda, questa pomice è come miracolosa. È un terriccio, guarda, miracoloso, chiamato aerosol. Che fa l'aerosol? Hai visto? Ma è periodo di Thalè. Mi piace, mi dicono, scusa, ma è periodo di Thalè? Ma secondo me sì, è ancora periodo di Thalè. Che dite voi, è periodo? Se crei le condizioni giuste è sempre periodo. Devo fare i salti mortali perché ho attrezzature, un macello. E primo di agosto cambio casa, ma se siamo fortunati già verso fine luglio farò le dirette nell'altra casa. Tutto molto molto meglio perché ho tanti spazi e quindi sarò meno incasinato di adesso. La serra dei miracoli, radici a cascata. Allora,
Allora, ragazzi, veniamo a noi. Vi ricordate che avevo potato con le forbici? Guarda, guarda quanti segni marron. Pochissimi, veramente pochissimi. Ce li abbiamo qua e qui. Veramente pochissimi, no? Pochi, pochi. Dice, si deve pizzicare con le dita. E quindi quando tu fai questo, non diventa marron? Certo che diventa marron, anche se pizzichi con le dita, ma quando mai? Allora, su questa pianta avevo il problema l'unico, guarda che vegetazione, no? Guarda, guarda che bel fenicio, che l'unico rametto debole praticamente era questo, il più basso di tutti, ma inizia ad andar bene. Vedi, questo qui è durissimo, molto vigoroso. Diciamo che da qui in su è tutto forte. È solo questo che era lento. Anche questo qui si è ripreso benissimo, molto forte, vedi? Quello che voglio fare però, perché e non farò in tempo a farlo tutto oggi. Siccome a novembre toglierò la cassa e voglio sistemarlo in una pietra, vediamo un po' se riesco a prenderla tutta, mannaggia, in una pietra, voglio sistemarla in una pietra, ok? Messa di così proprio la pietra, la pietra che utilizzerò accompagnerà, penso che accompagnerà il movimento del ginepro. Però non riesco a fermarlo in pratica e in più non ho una posizione di coltivazione ottimale da poterlo ruotare di 180 gradi ogni volta a settimana. Quindi in base a come gira il sole la pianta tende a crescere. Vedi, questo ramo ad esempio è cresciuto girato verso questa parte, invece a me interessa girarlo verso l'altra, così come questo. Vedi, è cresciuto. Sta tirando verso là e invece io voglio che cresca così. Ok, questa parte non è fortissima perché non prende abbastanza sole. È la parte che sta sempre vicino alla parete, quella che prende meno sole di tutte e quindi è la meno vigorosa. Qui ho messo il filo, ma lo metterò un po' ovunque perché altrimenti perdo troppo la forma. Invece voglio che sia mantenuta. Poterò ancora, guarda questa freccia qui. Poterò ancora. Allora, quindi insieme a voi volevo dare una sistemata almeno sulla zona apicale e poi vediamo magari mettere giù il filo, qualche ramo, lo facciamo assieme. Qui c'è un tirante, deve essere rimosso per poter mettere il filo. La pianta è vigorosissima, molto vigorosa. Alla fine della diretta vi faccio vedere. Vi faccio vedere una margotta che ho staccato. Il concetto che c'è scritto nella guida, che è quello di quando stacchi, di non metterla immediatamente, di non mettere le piante immediatamente in vaso, ma di aspettare. Quindi ce li ho in ombraio, per terra, tanta umidità. E questo serve per, c'è scritto, questo serve per non avere un troppo distacco dall'ambiente in cui vivevano rispetto al nostro giardino, perché è un ambiente completamente differente. Quindi per non esserci troppa differenza. Quindi tenute a terra, e molta umidità, bagnare nelle ore più calde a terra per dare umidità. Ha reagito alla grande e quindi praticamente vi faccio vedere quello che nella guida è indicato, il momento ottimale dopo il distacco per poter mettere la pianta in vaso. Vediamo subito, vediamo subito. Questa è una pianta di grosse dimensioni. Ok.
una pianta di grosse dimensioni, va bene? Allora, qui voglio creare un bel esemplare. Vediamo, vi faccio vedere. Quando io l'ho staccata era leggermente asciutta, vista così non si nota nulla, ma se io vi faccio vedere invece qua, guarda, vedi come si sta muovendo, vedi? Tutte queste io quando l'ho portata non c'erano, si vedevano solo le marroni, quelle lignificate, dove il mio dito, ecco, solo le marroni, e invece poi a fianco sta spuntando di tutto, ok? È tutta così, vediamo se riesco, tutta così, va bene? Quindi ha reagito benissimo al distacco, vedi? Quindi quando noi stacchiamo è subito dopo il distacco, 15 giorni, in questo caso 15 giorni, ma perché l'ambiente qui è ideale, un ombraio, e abbiamo unitamente alle radici, abbiamo anche vegetazione che reagisce in questa maniera, vedi le cimette, questo è importantissimo, questo sto spiegando, vedi le cimette, come sono verdi chiaro, questo è movimento, questa è produzione, vuol dire che tutta la pianta sta lavorando bene. Scusa, questo è freschissimo proprio, non è per niente caldo, questo è fresco. È ottimo, vedete che sono tutte coperte le... perché deve stare più fresco possibile. Ok, quindi stacchi, caso di ginepri. Nel caso di latifoglie sono molto più semplici, non c'è bisogno di tenerle in osservazione, la latifoglia poi tra l'altro defogli, sistemi in vaso, la tieni all'ombra, osservi, appena inizi a fare le foglie nuove, la metti al sole anche in questo periodo, non è un problema. Invece con le conifere bisogna andare un po' più per gradi, sì, ha reagito benissimo. E quindi hai visto, no? Quando c'è attività in questa maniera si mette in vaso. È possibile che dal livello delle radichette evidenti, legnose, la pianta, è possibile anche che noi sbagliamo qualcosa, che regredisca e che muoia. E quindi che senso ha metterla in vaso? Mettiamo in vaso quando sta andando a cannone, come adesso. Perfetto, metti in vaso e lì continua ad andare. Canometria grossa, in questo caso io adesso sto usando bardula 10, intorno tra i 10-20 mm. E niente, lì ha reagito benissimo, ovunque. Vedi che sta crescendo? Vedi, cresce. Ora non la posso mettere in vaso subito perché devo cambiare casa e non... Non va bene spostarla. Niente, tutta la vegetazione è in ottimo stato. È chiaro? Concetto spiegato nella guida, questo concetto importantissimo. Prima della casa, sì, dovrò fare la serra. Devo fare prima la serra e poi andare a abitarci, perché... anche prima di andare a abitarci sposterò le piante da qua a là. E niente, posso anche andare a abitare prima lì al volo e poi fare il trasloco, tanto un mese di tempo. Giovanni Liguori, ciao. Ciao a Claudio.
Ok, allora diamo una sistemata nella zona apicale, visto che belle radici. Io sinceramente lavoro per questo, cioè mi piace far bonsai, però do il massimo dello spazio lo do alla coltivazione. Se c'è coltivazione, se c'è capacità di coltivazione, il resto viene tutto molto semplice. Metti il filo, continua a crescere, costruisci vegetazione, tutto è molto più facile se fai un'ottima coltivazione. Se fai una cattiva coltivazione non puoi fare bonsai. Non è che non, da lì non si scappa. Allora, vediamo. Gli do una. Vediamo se riesco a sistemare bene la camera. Ma è abbastanza ben messa, no? Allora, cerchiamo di vedere un po' la zona apicale che è leggermente confusa. Fronte rispetto alla camera è questo qua. Così dovrebbe essere, vediamo un po'. Sì, lo alziamo poco poco, eh. Ok. Fronte è questo. Quindi, come dicevo prima, questo ramo che scende molto bello e va leggermente sistemato, ma poca roba, eh. Poca roba. In questi casi di piante molto vigorose, deformate ancora da poco tempo, a me non piace filare tutto quanto e dare la forma col filo. Mi piace agire molto, molto di forbici e sistemare tanto con le forbici, quindi dare movimento e posizione sui rami primari, ma il resto poi non caricare troppo di filo e utilizzare parecchio le forbici. Tolgo della resina mista a clorofilla con la gomma apposita. Quindi anche questo, anche se è tanto vigoroso, cerco di ottenere di
tenere dei palchetti ordinati. Usando tanto le forbici, perché comunque bisogna compattare le forbici, anche le mani. E ci si diverte così, no? Questo divertimento. E anche questo facciamo qua, quello che c'è sotto lo eliminiamo, metto un po' di aria. Poi si interviene ancora, non è niente definitivo, non c'è nulla di definitivo,
man mano che cresce si interviene. Questo è il bello dei bonsai, che non finisci mai di sistemare, non finisci mai di mettere a posto, è una lotta continua o un piacere continuo. Questo mi piace parecchio e voglio abbassarlo. C'è tanto da potare, che abbiamo visto come quanto sia vigoroso. C'è un'illuminazione. Così lo dividiamo. Qui già lo preparo ad una... Sì, questo si può tranquillamente eliminare. E qua dividiamo, creiamo magari due palchi, un po' più, anche aiutandoci con le forbici. Così. Bene, abbassare poco poco questo per creare un po' di spazio, è diviso in due palchi e sto lavoro molto di forbici, poco di filo e tanto di forbici. Semplice, perché sono sistemi, sono strade poco battute, non ci sono articoli su queste cose. Questi sono troppo lunghi, anziché usare il filo usiamo le forbici. Questo è troppo vigoroso.
passiamo a questo ramo, vedete che sono tutti girati verso quella parte. Bisogna creare un po' di spaziatura, dopo si sistema bene perché va, la pianta va osservata dalla giusta angolazione. Qui ora sempre stesso discorso, con le forbici si cerca di dare il giusto profilo. Questo lavoro qua fatto con le forbici non è per niente sbagliato su piante con questo sistema di coltivazione. Qui c'è ancora tanta velocità di crescita, quindi riesce a superare benissimo questo tipo di operazione, che è molto invasiva. Man mano che si procede si va anche per importanza, per posizione, e si cerca più che altro di creare palchi, almeno questo è quello che faccio io con le forbici. Perché questo? Perché se cambi in continuazione la posizione dei rami dovrai sempre applicarci il filo sopra.
Se invece fai con questo sistema, arrivi a un certo momento che il filo non lo usi quasi più neanche sui ginepri. Ok? Qui c'è roba molto vigorosa. Preferisco, mi piace tenerla, però piace tenerla in queste fasi dove ancora le cose non sono super definite. Magari se si cambia idea si può intervenire ancora. Così. Questo disturba. Il lavoro di rifinitura sui ginepri è sempre infinito. Questo deve voltare un pochettino così. Ok. Poi qui siamo sul retro. Devo vedere ancora questo, come sistemare questo, ancora non ho deciso, e quindi proseguo andando in apice. La zona apicale è abbastanza confusa, ma qui ci sono dei rami. Qui ci andrebbe del filo, però siccome siamo in apice c'è questo ramo che è meno vigoroso e io sfrutto lui. Da qua io voglio proprio crearmi l'apice, ci vorrà sicuramente anche del filo, però allora così, questo è parecchio lungo. Lo posizioniamo qua. Ok. Qui deve crescere tutto ancora, ma voglio che avvenga tramite le forbici. La formazione. Qui c'è un altro palco. Da profondità.
questo ovviamente deve stare più basso. Bell'apice. Così. Così. Qui lo portiamo. Bene. Bene. C'è quella parte là. Questo che io addirittura la toglierei, questa parte qui. Assolutamente. Va troppo indietro, troppo indietro, però guardando di lato ci può anche stare, ci potrebbe anche stare, visto dal fronte non mi convince, c'è troppa roba lì, così, vedi, questa parte qua. Non mi convince. Ovviamente bisognerebbe vedere tutta la pianta impostata, tutta la pianta affilata per capire se va da tenuto o meno. Visto, anche visto di lato non ci sta, qui non gira la pianta. Però anche visto di lato non mi piace, e visto che siamo convinti, lo tiriamo via. Allora, un rametto di fenicio, guarda com'è carino di lato, vedi? Ovviamente è coltivato in una cassa e non in un vaso bonsai, quindi il suo metabolismo è velocissimo, accelerato, e non si riesce a compattarlo tantissimo, però è molto, molto forte, molto vigoroso. Questo è il suo fronte, ci abbiamo... Aiuto. Abbiamo una zona di profondità, una zona che viene verso il fronte,
qui si deve incicionare un po' il l'apice è piuttosto orizzontale, vediamo se si vede così. Sì, si vede, vedi che c'è un andamento piuttosto orizzontale, anche vista così la pianta non è male, quindi da ogni direzione deve essere apprezzabile. Lavorare su tutta la vegetazione in questa maniera è un lavoro abbastanza lungo di ricerca. Questi sono tutti i palchetti, il filo che è stato sistemato è veramente poco, come avete visto lavoro parecchio con le forbici, tanto con le forbici sui profili, cercare, ma anche un po' di naturalezza non guasta. Da qui si apprezza il lavoro. Particolare questo ramo tipico dell'essenza, adesso lo vediamo, che io ho rigirato indietro e va strisciante rispetto al tronco, al ramo che lo porta. Questo è l'apice, da qui creiamo l'apice che dovrà salire un pochino e qui deve stare basso. Qui c'è tanto vento, quindi è giusto che ci stiano dei rami a turbine, ok? Tutto è ancora da fare. Da notare la legna secca già piuttosto lavorata. E questa è solo la zona apicale. Non so se ci siano domande. Vediamo un po'. Tardi ma ci sono, Andrea Orsi, Salvo Campisi, arrivo adesso, Armando Siega, Federico, apice top. C'è tanto da lavorare, pochissimo filo, tantissima forbice, poi guarda, io osservo, no? Guardo ad esempio qui e continuo a lavorarci. In questa maniera, quello che c'è sotto, quindi cerco di pulire i palchi, vedi quello che spunta qua sotto, adesso mettiamo qualcosina insieme, vedi qua ci sono delle cose che spuntano sotto, con le dita tiri via anche questi qua piccolissimi, li tiri via. È un lavoro infinito che uno può fare, ok? È un lavoro infinito, però a me piace così, poco filo, molto leggero, in questo caso è supportata da un tronco molto leggero, guarda che bellini questi palchetti. L'importante è che tutto sia in forza, che tutto sia molto vigoroso e che noi possiamo tranquillamente agire con le forbici. Su questa pianta è un po' che ci sto lavorando, però è a volte spesso pure trascurata, lasciata crescere tanto senza mettere troppo filo, un po' e lascio più spazio al vigore, alla coltivazione. Perché tutto comunque deve essere preparativo all'eliminazione della cassa e la posa in vaso. Quando fai la serra nuova ci fai una diretta sopra? Quando è finita per capire come l'ha fatta? L'impianto per l'umidità, le pareti, perché da quello che ci fai vedere tutti i giorni si capisce che è molto utile. Sarebbe bello vedere come è fatta per iniziare a capire come costruirla. Sì. Quella che farò nuova sarà un mezzo tunnel, molto diversa da questa che ho adesso, ma i concetti non cambiano.
L'impianto, ho trovato un'elettrovalvola fantastica perché mi fa fare tutte le partenze che voglio, ma in secondi. Quindi io potrò fare anche solo 10 secondi di nebulizzazione. È figo. Daniele Tozzi. Ciao Stefano. In ritardo. E vabbè. Antonio Massaiu. Il rametto lo butti, te lo spedisco. Simone Taloi, voi? Ah, pensavi che ci facessi una talea. Una talea. Adesso lo metto in serra, lo poggio su del muschio, vediamo se radica. Grazie per l'idea. Visto? Visto queste donzelle? Non male. Sì, lo faccio, eh. Lo faccio, faccio subito. Anche adesso lo riguardo dopo. Grazie. Hola desde Guatemala. Antonio Guerra, sei ovunque. Ciao a tutti. Stefano Di Gioacchino. Allora, l'appoggiamo su dello sfagno bello, bello fresco. Vediamo dove potrei metterla, qui dove ci sono già dei fichi che ormai stanno andando alla grande. Potrei metterla lì. Sì, anzi, è meglio perché lì arriva il sole. È meglio alla base di Godzilla, secondo me, su questo lato. Su questo lato qui del Godzilletto. Ormai il filo l'ho messo, è uno stress anche rimuoverlo e quindi io la pianta la sistemo in questa maniera, il ramo, ok? Il rametto sistemato così. Vediamo che succede. La mia maniera di farle tale perché che vanno. Fanno, se fanno radici poi metto in vaso. Allora, la prossima volta finisco il ginepro, dai. Finisco tutto il ginepro e la prossima volta che ci vediamo vedremo il ginepro terminato, lo spieghiamo bene, fenicio ricavato da un tronco non bellissimo, una balla base molto difficoltosa, dove feci delle lavorazioni sui rami abbastanza importanti, non sarà mai un esemplare, mai no. E ci vorrà molto tempo per farne un esemplare elegante, un esemplare dove ci sono molte cose interessanti, però è sempre un ottimo strumento io come vedo rametti, è sempre un ottimo strumento per migliorarsi e per fare, io come vedo robettine. Fuori silhouette, le dita partono da sole, guarda, così. E niente, un lavoro infinito, infinito. Ci vuole tanto tempo a fare questo lavoro qua. Però, tanto il tempo passa, no? Allora, appuntamento a oggi è, c'è condizione del tempo proprio andata, andata. Che ore sono? Purtroppo per il momento non possiamo vedere nulla da mettere in vaso perché niente, devo fare trasloco e ora in vaso non metto niente. Martedì oggi, ci stavo pensando. Allora, ci vediamo giovedì col fenicio, con questo fenicio terminato. Spieghiamo bene tutto il lavoro, vediamo qualcos'altro ancora. Cercherò di aggiungere sempre esperienze, sempre cose nuove. Anche questo è stato tenuto da Margotta. Le 19. Adesso martedì, grazie Simonetta, grazie Federico. Adesso è martedì, ci vediamo giovedì prossimo alle 18.